Da 4 anni la Renault Clio è l'auto straniera più venduta in Italia ed è anche uno dei modelli più apprezzati del suo segmento. La scorsa estate l'avevamo provata, era stata aggiornata nei contenuti ed era migliorata soprattutto a livello di finitura interna dell'abitacolo. Adesso per il 2017 amplia la sua gamma con un motore a GPL, un'alimentazione che viene scelta a chi vuole costi di gestione e contenuti, che spesso in passato ha però posto alcuni limiti magari sul piacere di guida. Beh, la francesina ha un'arma segreta, andiamo a scoprirla insieme. E l'arma segreta si trova sotto il cofano della Clio. È il motore 0.9 TSE da 90 cavalli. Un tre cilindri turbo che rende davvero brillante la francesina anche quando si utilizza l'alimentazione a GPL. Merito di una spinta consistente da circa 2500 giri, accompagnata da una discreta silenziosità di funzionamento. Progettato per la doppia alimentazione con valvole rinforzate, questo motore assicura anche costi di gestione contenuti, con tagliandi programmati ogni 30.000 km e totale sicurezza. Per non sottrarre spazio al bagagliaio, tra i più capienti della categoria, il serbatoio a forma di ciambella del GPL è posizionato al posto della ruota di scorta, ha un volume di 34 litri e grazie a una percorrenza media di 16 km con un litro di GPL assicura un'autonomia di 557 km per una spesa totale di soli 18 euro. Motore a parte, su strada questa versione a gas conferma tutte le qualità che rendono la Clio una delle utilitarie più gettonate. L'assetto è un valido compromesso tra tenuta di strada e comfort. Lo sterzo, piuttosto preciso, la rende gradevole da guidare anche tra le curve. A bordo lo spazio è più che adeguato per 4 adulti. E le novità introdotte in abitacolo con il restyling della scorsa estate, migliori finiture e dotazioni più ricche, assicurano una piacevole permanenza.